Siano lodati Gesù e Maria. Per una singolare coincidenza, di incidenza, forse me ne sarebbe meglio chiamarlo, il Vangelo che abbiamo appena ascoltato sarà oggetto di ampio approfondimento tra poco nell'incontro biblico, perché uno dei passi che dovremo approfondire questa sera, per cui è un'analisi un po' approfondita e dettagliata, che è molto interessante, di questa pagina rimando più tardi. Il tema comunque di questa sera, che è la prima lettura del Vangelo, è evidente che è il perdono dei peccati, innanzitutto il perdono dei peccati nostri. Vi dico soltanto, insomma, che 10.000 talenti di debito, questa è una piccola premessa, è una cifra spropositata. Durante l'incontro biblico, vedete le slide, tutte quante le equivalenze, che fanno una cifra spaventosa, d'accordo? Di debiti che noi abbiamo nei confronti di nostro Signore. E questa parabola non è altro che un'attuazione di quello che diciamo al Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come li rimettiamo ai nostri debitori, perché se non li rimettiamo ai nostri debitori, che per quanto grosso ce lo possano aver fatto, sono sempre 4 soldi in confronto a 10.000 talenti, Dio non ci perdona. Quindi uno dei punti fondamentali di questo tempo benedetto è prendere coscienza della nostra miseria davanti a Dio. Abbiamo bisogno del suo perdono e al tempo stesso aprire il cuore al perdono verso tutti, amnistia totale, quindi nessuno che debba sentirsi dire da noi paga quello che deve. La prima lettura, la approfondiamo un attimo, è molto illuminante anche sotto questo punto di vista. Allora, il contesto della prima lettura è questa: sta parlando Azaria. Voi sapete che Azaria, Anania e Misaele, insieme a Daniele, furono gettati nella fornace ardente, stavano in Babilonia. Il contesto è questo qui: l'esilio babilonese. Si rifiutano di adorare la statua di Nabucodonosor, noto imperatore babilonese. Nabucodonosor li prende e li sbatte dentro una fornace ardente per essere bruciati vivi. Che succede? Che anziché essere bruciati vivi, Dio li protegge, gli fa una cappa intorno e stanno dentro una fornace rimanendo illesi. Tra i vari cantici composti in quel contesto c'è quello che abbiamo ascoltato, è una lettura. Azaria fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: che cosa dice? La preghiera di Azaria è questo: perché sta succedendo questa cosa brutta? Perché stiamo in esilio in Babilonia? E perché a noi ci hanno sbattuto qua dentro? Perché ci rifiutiamo di adorare la statua dell'imperatore? Per una cosa molto semplice: ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. È una lettura teologica, cioè noi stiamo in esilio a causa dei peccati che abbiamo commesso. In realtà questo è vero, perché il profeta Geremia, facciamo conoscere un pochino di storia sacra, molti anni prima che Nabucodonosor entrasse a Gerusalemme, distruggesse Gerusalemme completamente e radesse al suolo il Tempio, nel 586 a.C. aveva ammonito gli israeliti: piantatela, convertitevi, guardate che le vostre colpe stanno raggiungendo il colmo. Se non la piantate, il Signore permetterà che si abbatta una sciagura immensa, la distruzione di Gerusalemme e l'esilio. Ma non è che è entrata, guardate, è uscita, è avanti oggi, è avanti domani, dopodiché puntualmente. Quindi vedete, dinanzi alle disgrazie, la storia sacra ci sempre una cosa: dinanzi alle disgrazie che accadono, l'uomo pio vede sempre l'interpreto della divina provvidenza e non dice a Dio: ah, perché c'è capitata questa sciagura? Dove stai tu? Ma dice: questa sciagura c'è capitata sicuramente a causa dei nostri peccati, 100%. Cioè queste cose sono successe a causa del male che noi stessi, allontanandoci da Dio, ci siamo scatenati contro, perché questo è sempre vero. Quindi questo determina una forma mentis anche che noi dobbiamo acquisire con quanto credi in Dio. Quindi quando qualcosa non funziona, quando ci capita una disgrazia, non dobbiamo prenderci la colpa d'eterno, mai. Dobbiamo ricordare la sapienza di Santa Madre Chiesa, che ci fa dire, l'ho già detto tante volte, quando comincia la messa: per mia colpa, mia grandissima colpa, perché è sempre colpa nostra. Cioè i mali sono sempre scatenati nella fonte dal male che l'uomo produce, purtroppo, peccando, in modo che la sua volontà umana si distacchi da quella di Dio, e questo produce delle conseguenze devastanti. Questa è la sapienza di questo. E che cosa fare in quelle circostanze? Uno si umilia e dice al Signore: bene, mi sta bene, altro che dove stai tu, se esisti, perché hai permesso questa cosa, come dicono quelli che bestemmiano. Ma
me la prendo, mi ci metto dentro, io mi merito questo e anche di peggio, abbi pietà di me. Ecco, così va bene, perché appena uno fa così, Dio interviene, si muove, ha pietà, ti tira fuori dall'angoscia e ti libera dalle situazioni difficili. Ma cerca l'uomo questa umiltà profonda, capite? Quando noi ci confessiamo, anche se non sempre siamo capaci di discernere bene tutte le colpe che commettiamo, ma è molto importante che quando ci confessiamo nel nostro cuore siamo umili, nel senso di dire al Signore: guarda, Signore mio, io ne sono cosciente di pochi, ma io so quanti altri ne faccio che non li vedo. Quindi abbi pietà di me, perdona pure questi, anzi dammi la luce, perché piano piano possa crescere e vedere anche nel poco le cose che faccio che non ti piacciono, che ti dispiacciono, che producono effetti non positivi. Proseguiamo il nostro cammino quaresimale chiedendo a Maria Santissima che ci faccia crescere in questa così tanto gradita umiltà di cuore, che attira su di noi la Divina Misericordia e allontana ogni brutta vicenda, ogni brutta situazione dalle nostre esistenze. Siamo lodati Gesù e Maria.